Ehi, ma come stai? Come stai? Come stai che da tanto che non sei sui video? Come stai? Come stai? Buongiorno a tutti ragazzi, siamo tornati anche con i vlog. Una cosa stranissima che è successa questa notte è praticamente che intanto... La vedete quella porta lì? Questa notte apro quella porta e mi ritrovo un riccio esattamente lì, grosso come una palla da basket. Mosè ha fissato questo riccio non capendo cosa sia, ha dato una musata, questo riccio è iniziato a muoversi. Per tutte le persone che dicono no, ma io non avrei avuto paura, non avrei... Ragazzi, fidatevi che quel coso è enorme, pieno di spine, avrebbe fatto paura a chiunque. Io ora mi sono appena svegliato, vado a fare colazione. Ovviamente non poteva mancare il caffettino. A tutti coloro che si stanno prendendo il caffè in questo momento. Poi il caffè tedesco. Ok, allora, sto accompagnando mia madre in un posto che volevo vedere perché mi ha detto la mamma è una cosa figa, un'idea carina. Volevo vedere una nuova tipologia di negozio. E niente, ora faccio guidare lei così faccio qualche ripresa. Ma andiamo, dai. Pronto, Pronta. chi è? Chi è? Ah, che sono simpatico. Finalmente arriva il sole, ma dove sei? In Sudafrica? Allora, in questo momento ci troviamo dentro un parco che attraversa la città. Guardate che bello. Allora, questo qua è un avvertimento che dice, vieni, fai la cameraman, mamma. Un avvertimento che dice che qui ci potrebbero essere dei topi. Intanto guardate che spettacolo qua. Ecco, l'unica cosa che mi piace di questa città, questo, guarda che bello. Ah, scusa, ma quanto ti prende allora per registrare? Non c'è prezzo a pagare. Non c'è prezzo? Allora, devo dire che per chi pensa che in Germania non c'è caldo, non ci sono le belle giornate, si sbaglia. Perché il tempo è molto strano, ovvero. Un giorno magari ci sono 30 gradi, un giorno possibile che ci sia pioggia e diciamo fresco, però nell'alta stagione, quindi il periodo come questo, ormai siamo a luglio, giusto? Siamo a luglio? A luglio praticamente c'è ormai caldo anche qui, infatti guardate. E niente, ci sono già le persone che fanno i picnic, ci sono le persone che si prendono il sole. Però loro sono mozzarelle e quindi non si abbronzano ma diventano rossi. Quindi vedete tante persone tedesche bianche e rosse solamente qui, alle guance. Vabbè. Ciao. Allora, devo dire che nei miei video, il paese dove io sto, comunque dove sta la mia famiglia, ha riscosso, ormai l'italiano è andato, ha riscosso molto successo. Infatti parecchie persone mi hanno scritto anche nei commenti, anche in privato, che bel posto, sembra un posto fiabesco. Ai, storta. Visto che ora mi trovo comunque al centro, faccio vedere un po' com'è il centro di questo sabato mattina. Allora, praticamente le strade sono... Del centro sono tutte quasi così. Sicuramente ora non ci saranno molte persone perché comunque abbastanza presto. Sono le
Le 11, sì. Diciamo con precisione 11:30. E praticamente guardate, è un paese super vecchio, è un paese veramente vecchio, circa del 1400. Addirittura su alcune case ci sono scritte delle incisioni dove appunto fanno capire che sono palazzi veramente storici. Già per un paesino di 44.000 persone comunque c'è molta confusione, perché comunque a parte essere la via centrale, oggi è anche sabato, quindi non è lavorativo, molte persone non lavorano, e poi soprattutto c'è anche del bel tempo, e il bel tempo porta i turisti, visto che questo qua è un paesino turistico, e appunto le persone escono con il bel tempo. Allora, se dovessi fare un paragone con una città italiana, un paese italiano, che mi viene in mente io che vengo dal sud Italia, comunque la Sicilia, è Taormina, in maniera forse più nord europea, ma comunque strade strette, porte piccolini, palazzi bassi. Infatti io che sono, diciamo, alto, sono quasi 2 metri, mi sento davvero enorme, perché appunto anche le porte dei negozi sono veramente piccoline, e quindi, diciamo, ti dà questa sensazione. Ecco qua, diversi bar, diversi ristoranti, belle bici immancabili. Siamo arrivati? Ah, questo qua è il negozio. Praticamente qui le persone portano i loro prodotti artigianali, e ci sono degli addetti che vendono queste cose, quindi è un negozio dove praticamente ogni persona dà il prodotto, affitta ogni mese il tutto, e poi per esempio dà l'esposizione. In questo caso mia madre crea queste cose, porta qua queste cose, paga un affitto mensilmente che comunque è di pochi euro, e ci sono le persone addette a vendere queste cose. Alla fine del mese mia madre torna e prende l'incasso appunto dei suoi prodotti. Davvero figo. Queste cosa sono le cose di mia madre. Potete trovarle su Instagram anche con Gio Atena Bennati. Poi solitamente credo il mercoledì e il sabato, ogni quanto è? Ogni due volte a settimana c'è questo mercato in centro, dove appunto ci sono questi food truck, dove appunto portano cibo, portano, diciamo, prodotti che fanno magari in casa o prodotti particolari, e la gente poi va e acquista questi prodotti. Però tantissima gente, tantissima affluenza di persone vengono da qualsiasi parte, perché sono prodotti che si possono trovare magari solamente qui. Anche figo, praticamente in mezzo alla città ci sono questi sottopassaggi che, aspettate un attimo, vi faccio vedere, che praticamente vedete passano attraverso sotto la città, e qui, aspettate che non si vede, guardate qui c'è il fiume che praticamente attraversa la città, mancano solamente le gondole. Si può trovare anche, per esempio, dei laghetti, insomma, non sono molto grandi come questo,
dove le persone addirittura possono anche, non vi dico farsi il bagno, magari provare qualche attività come la canoa, come il kayak, o come, non so come si chiama la disciplina che praticamente avete presente, la tavola da surf, a posto di stare seduti sdraiati stanno lì in piedi e vogano con, diciamo, il remo, che è davvero bello da fare. L'ho provato a fare una volta ma pessimi risultati ottenuti, e niente, è davvero bello, guardate. Sono arrivato ora in palestra, ma ragazzi, secondo me non c'è nessuno. Il parcheggio è vuoto, lì c'è la mia bimba, ma secondo me, raga, non ci sarà veramente nessuno. Vediamo, vediamo. Allora, negli spogliatoi nessuno. Il vuoto, c'è qualcuno? Non c'è nessuno. Quindi, ragazzi, presumo che veramente oggi in palestra già do un'occhiata. Sono solo, solo soletto. For YouTube Italia. Sei allo. 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 Freddy numero uno. Who's Deutschland? Number one, Freddy. Comunque, ragazzi, nessuno, veramente pochissime persone. Mute. Can you get to bed? Sono ok, allenamento finito. Ora, casuccia, iniziamo a montare il video. Allora, le foto sono state fatte, sono appena ritornato a casa. Ora un po' di relax, si cena e poi filmetto con tutta la famiglia. O comunque, non lo so, riposerò stasera, non uscirò. E niente ragazzi, volevo ringraziarvi del supporto, volevo ringraziarvi ai nuovi iscritti. I vlog sono una cosa che porto molto spesso nel mio canale, quindi volevo aggiornarvi di questo. E niente, vi invito ad andare su Instagram a vedere le mie foto, quelle che ho fatto anche oggi, e rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il canale e anche me stesso. Ragazzi, una buona serata, una buona giornata, insomma, indipendentemente dall'ora in cui state vedendo questo video. Ciao. Mamma, a che servono queste cose di plastica?